Ma gridavate, c'era un gioco, non lo capisco. Abbiamo ululato. Ululato? Sì, dottoressa. What's up YouTube, sono Giovanni Toti e bentornati sul mio canale. Oggi avremo il piacere di partecipare a un interessantissimo incontro organizzato al pub di Alibi dall'associazione Innova Attiva, a cui prenderanno parte due fiori all'occhiello del panorama social foggiano, i creatori della pagina Non uscire il sabato per vedere un giorno in pretura, che al momento conta all'incirca 375.000 like su Facebook, e i creatori della Cucina del Fuorisede, un interessantissimo blog di cucina. Vediamo, sarà una serata sicuramente molto interessante a cui prenderemo parte. Presentiamo, ma andiamo. Francesco Liscio e Francesco Eppolito di Non uscire il sabato per vedere un giorno in pretura. Applausi. Ci ha messo tempo a imparare il nome. Nonostante io seguo la pagina e sono una vostra fan, ci ho messo una settimana per impararla, però non l'ho sbagliata adesso. È bello, ma è difficile da ricordare. È difficile. Non lo dico io che è bello, non lo detto i fan, Non lo so. Te lo dici da solo, i fan. Sto facendo delle domande, me lo dico da solo, perfette. E i miei, allora, aprire la pagina. Francesco e Francesco, i due Francesco. Un futuro ingegnere che però che fa nella vita? Allora io come Bigiogero sono polivalente. No, mi hai rubato la battuta, la stavo dicendo io, non vale. Andrea e Valentina Pietropola della Cucina del Fuorisede. Applausi. Un futuro architetto con la passione per la cucina, con la passione per il buon cibo, è una social media manager, quindi noi siamo colleghe. Sì. Con la passione anche tu della cucina. Sì. Ok, benissimo. Sono due progetti, due fenomeni social, mi piace definirli così, molto differenti tra di loro, però sono accomunati da alcuni elementi. Innanzitutto tutti e quattro questi ragazzi sono foggiani, quindi sono un orgoglio per questa città. Cavolo. Spiegalo com'è nato, tu mi hai chiesto com'è nato e ti spiego com'è nato. Ok. Allora, la nostra pagina nasce il 22 ottobre 2017. Okay. Bravo! La data, non so, forse per alcuni è importante. Le date non le svegliamo perché le svegliamo dopo. Mi devi dire che cos'è Non uscire il sabato per vedere un giorno in pretura? Ti dico, è un progetto che satirico, possiamo definirlo così, che racconta le storie dei tribunali italiani, delle corti più famose, basandosi sui filmati di un programma che è il secondo più antico della storia della RAI, perché Un giorno in pretura va in onda da 30 anni e ha compiuto 30 anni a gennaio. Io studio giurisprudenza e ho iniziato a seguire questo programma, potrei dirti 10 anni fa, no, non è così. Sarebbe una storia forse più bella, ma non lo è. Ma perché? Perché semplicemente ho studiato per il mio terzo anno, stando a giurisprudenza, procedura penale. Ovviamente per un esame di tale difficoltà si dà come consiglio di vedere il lato pratico e quindi i processi. Cosa che è coincisa con il fenomeno Alongi, fenomeno che ha permesso all'Italia, ovviamente a chi diciamo vive sui social, ai giovani, di poter conoscere il programma Un giorno in pretura. Praticamente tu, guardando a palla i processi che andavano in onda su Un giorno in pretura, hai scoperto che in realtà i processi italiani sono pieni di roba trash, che poi esatto, chiunque. Esatto. Okay. Ho avuto due esperienze, quelle dell'Erasmus, una a Valencia e una a Madrid. A Madrid forse non avevo la stessa vita loca di Valencia, non so come mi è venuto. Questo 22 ottobre ho deciso di aprire questa pagina. Ho detto proviamoci, non l'ho mai fatto perché non sono bravo a modificare, ho sempre dei computer entry level e quindi non ho tutti questi programmoni, sì, e non l'ho mai fatto. Okay. L'iPhone recentemente, la magica Apple, ha permesso, funzione proprio sua di base, il video screen. Quindi ho detto è la svolta, io vado sul replay, faccio i video e li posto al cellulare, li modifico, ci metto il logo e ho fatto tutto. L'idea, siamo arrivati a 40.000 like con un iPhone. Aspetta però, ti ho detto che non dobbiamo
detto. Ragazzi, era proprio bello, dovevo dirlo. Da solo, da solo, da solo. Poi, è subentrato quello che Francesco, che nella mia vita è sicuramente il mio migliore amico. Anche lui me l'ha detto, quindi lo pensa pure lui, volevo dirtelo. Se non l'avessi detto, vi sarei arrabbiato. Buonasera a tutti. Allora, il nostro progetto è nato tra virgolette anche un po' per gioco, per scherzo, perché alla fine non pensavamo anche noi di avere poi un eco sia mediatico che anche appunto un'attenzione da parte degli utenti. E, diciamo che inizialmente era praticamente una serie di fotografie che noi avevamo, di alcune ricette, alcuni consigli su come fare la spesa, su come gestire appunto una vita di uno studente che lascia la propria città per andare a studiare fuori, perché alla fine non è molto semplice riuscire praticamente a cavarsela in cucina. Quindi inizialmente quella che era la nostra quotidianità poi l'abbiamo fatta diventare praticamente la nostra pagina Facebook, perché noi siamo nati in primis come pagina Facebook, poi avendo ricevuto diverse richieste sia per quanto riguarda ricette ed altro abbiamo aperto anche un blog. Quindi sostanzialmente siete una community, una community che nasce su Facebook, sì, giusto? Nasce su Facebook e poi si evolve in altri tanti altri modi variati che diremo dopo. Allora andiamo avanti. Praticamente Francesco mi ha raccontato che una mattina stava dormendo e a un certo punto riceve una telefonata di un certo Sergio De Nicola, uno così insomma, vabbè, se non lo conoscete è un giornalista di Rai 3, che lo chiama e dice: io tra un quarto d'ora ti vengo a fare un'intervista a casa tua, giusto? È andata proprio così. Vai, raccontaci. Allora, noi qualche giorno prima abbiamo scritto un comunicato stampa che abbiamo inviato alla maggior parte delle testate locali. Sì. Quella mattina mi sono svegliato, anzi in realtà mi ha svegliato proprio quella telefonata, perché vedo il telefono che squilla, io sono uno che si sveglia anche un po' tardi la mattina perché... Sei giovane. No, più che altro sono costretto a studiare di notte, quindi... E io sono costretto a postare le foto alle 8 del mattino, ok? Se no non ne fa nessuno. Allora mi arriva una chiamata da un numero che non aveva in rubrica, rispondo: buongiorno, sono Sergio De Nicola. Top. E mi fa piacere che la nostra creazione abbia ricevuto un supporto tale, perché si è creata una community vera. Esatto. Che non tutte le pagine possono vantare. Vabbè, lo dimostra il gruppo, comunque Facebook è molto folto, cioè 27.000 persone sul gruppo è un numero importante. Sì, no? Perché all'inizio in realtà era una cosa che comunque ci pesava molto in tempi in quanto a tempi, nel senso che abbiamo sempre voluto mantenere l'approvazione dei post, sì, per far sì che il gruppo comunque avesse un filtro di qualità e soprattutto che non mi spammassero i video che mi rubano su YouTube e mi pubblicano su YouTube, perché li odio. E niente, siamo arrivati a 27.000, in realtà all'inizio non davamo molto peso, però effettivamente creare una community con un gruppo del genere dà la possibilità, oltre a poter postare più volte, nel senso che tu posti su Instagram, posti su Facebook e posti sul gruppo, ti dà la possibilità anche, effettivamente si sono create delle amicizie, si sono create un legame forte. Ok, questo sono è il tema engagement e diciamo interazioni con l'utente. Quindi se un giorno in pretura adesso ha la fama che ha, non la deve solo a noi ma la deve anche a questo ragazzo che okay, è Andrea Longi. Un applauso da Longi. Raccontato in maniera colorita quello sì, che ha. Sì, lui mostra come alla fine non ci sia un... forse non so, una persona come Francesco Ippolito va in tribunale, si siede, ed è ha rispetto per le istituzioni, sta tranquillo. Un altro ragazzo, non lo so, di una diversa estrazione sociale, non lo so, si presenta in felpa, maglia Adidas, ti dice, si alza, dica lo giuro, vabbè, e si siede. Ti dice, Dopal, mi stai scocciando, e dai, tanto c'ho torto marcio. Un personaggio colorito, sì, diciamo. E quella è la forza del programma. Perché non sempre va a testimoniare Francesco Ippolito, può andare a testimoniare anche Andrea, non te lo auguro mai. Per fortuna, speriamo che non ci andrai mai. Qual è stata l'evoluzione del progetto che non vi aspettavate? Forse questa può essere un'evoluzione, no? Sì, perché comunque si pensa, a volte erroneamente, c'è chi mi chiede e mi ferma, ma Facebook ti paga, magari Zuckerberg gli mandasse i bonifici. No, purtroppo né Facebook né Instagram pagano, lo sappiamo. E niente,
a volte in un progetto comico la difficoltà satirico, la difficoltà è trovare lo sbocco, che comunque non è economico, perché non voglio più studiare giurisprudenza, magari, ma perché vi dovete comunque laureare tutti. Esatto. Perché comunque ci sono delle spese dietro un progetto del genere. Noi abbiamo inserito una terza persona, che è Antonio Morsino, che si occupa delle grafiche. Grazie a Caterina Mazzei, che lì mettete like alla pagina Facebook, che ha fatto queste illustrazioni bellissime. Grazie, che è la ragazza di Francesco, di Traccio. E abbiamo creato delle magliette che secondo me sono bellissime. Dove si possono acquistare queste magliette? Su Teasly, che è uno store che fa, offre un servizio di print on demand. Quindi noi carichiamo le immagini lì, il file, poi... Pensavo che le avesse portate qua tipo banchetto. No, ci manca solo quelle. Mia madre mi caccia di casa, si mette a spedire maglie. Ora nel 2016 questi ragazzi si inventano una figata pazzesca, che è l'Ateneum Tour. Che cos'è l'Ateneum Tour? È praticamente un progetto nato nel 2016, adesso ad aprile ci sarà la seconda edizione, e giriamo insieme al gruppo, alla community, per le università italiane nell'ora di pranzo, cioè fotografiamo quello che mangiano, gli usi degli studenti. È partito da Foggia il 2016, ha fatto Pescara, Bologna, Milano, Roma e Napoli. Ha toccato un po' tutto lo stivale. E tutti insieme avevamo stampato quindi le magliette con i nostri loghi e gli sponsor che avevano contribuito alla realizzazione del progetto. E niente, quindi abbiamo fatto sia un'indagine sociale, cioè vedere come mangiavano, soprattutto anche legato al sesso, come ti raccontavo. Abbiamo notato che le ragazze sono quelle che tendenzialmente preferiscono portare il cibo da casa, più organizzate. Rispetto ai ragazzi, esatto, sono più organizzati. Noi abbiamo fatto diverse esperienze dal punto di vista lavorativo, come possono essere gli show cooking che abbiamo fatto per Scavolini, per Metro Cash and Carry, diverse occasioni in cui ti metti alla prova dal punto di vista culinario, anche perché devi cucinare per 50-70 persone, quindi anche l'organizzazione cambiano i ritmi, si imparano diverse tecniche anche di preparazione, quindi da un certo punto di vista c'è stata una grande crescita per quanto riguarda l'aspetto cucina. Quindi sostanzialmente quella che poi era una passione si è trasformata in un'opportunità lavorativa grazie al web, e questo è il messaggio che dovremmo lanciare un po' a tutti. Assolutamente, secondo me, su cui battere. Perché alla fine ciò che può sembrare semplicemente una passione, in un'epoca in cui non è facile trovare un lavoro nel proprio campo, grazie al web si può cercare in un certo modo di svoltare o comunque di crearselo, di intagliarselo quasi nel legno il proprio lavoro. Quindi questo è stato molto importante. Siamo partiti da un gioco, poi piano piano io anche mi sono intagliata la parte più nel mio settore, che è quello del social media, e quindi diciamo che tutto ciò è nato comunque sempre dalla pagina, quindi questo è assolutamente il messaggio, che l'evoluzione che non vi aspettavo. Sì, il nostro interesse è fare sempre qualcosa di bello, che possa essere bello, utile, nel senso che possa arrivare poi al nostro target, e sperare poi di essere ricondivisa in maniera esponenziale. Un giorno in pretura. E nasce dai video, perché tutto è cominciato quando è cominciato a registrare le puntate. Ultimamente la Rai vi ha bannato 30 o 36? 28. Ah, sono aumentati. Aumentano di giorno. 28. Ah, 28. 28 video che erano presenti sulla vostra pagina. E il momento è delicato, perché comunque i video sono importanti per voi. Come state gestendo il tutto e che cosa sta succedendo? Allora, praticamente noi questi 28 video, che qui sono stati scelti in modo molto casuale dalla Rai, senza nessuna logica. No, nessuna logica. Qualcuno era, quelli di Giorgio ovviamente erano quelli più visti, ma ci sono anche altri video addirittura con più visualizzazioni, quelli di Giorgio, che ci sono rimasti in pagina. Sì. Mi chiama lui una mattina e mi dice: vedi che la Rai ci ha tolto i video. Ho detto: ma com'è possibile? Alla Rai, che abbiamo portato tutti quegli ascolti, tutte quelle visualizzazioni, come mai ci viene in testa l'idea di toglierci i video? Siamo stati accusati di una presunta violazione di copyright. Sto occupando di questa questione legale, sono io. Ok, l'ingegnere. L'ingegnere è anche avvocato, comunque, l'ingegnere è tutto. Ok. L'ingegnere che sta applaudendo sicuro. Noi abbiamo fatto notare che la violazione di copyright non c'è, perché c'è una legge sul fair use, cioè sull'uso leale, dove nel momento in cui noi prendiamo in prestito degli spezzoni e andiamo a non intaccare le loro entrate economiche, sì, non è che le abbiamo intaccate, le abbiamo aumentate. In quel caso noi non facciamo violazione di copyright.
gliel'abbiamo provato a spiegare alla RAI, però la RAI in questo momento sta facendo orecchie da mercante, ci ha risposto con una breve frase, ci ha congedati dicendo che... Non rispondono sostanzialmente. No, ci hanno risposto dicendo che la nostra pubblicità loro non l'hanno richiesta, quindi... Il problema è che la RAI dice che noi le diamo raccontando i fatti solo quelli comici. Ah, ok. Però io, la mia teoria qual è? Che in realtà il programma, comunque, nonostante sia un programma serio, che sono 30 anni che fa informazione, anzi, per il trentennale è stato molto apprezzato questo racconto della giurisprudenza italiana, delle corti italiane, di tutto questo mondo particolare. Però il programma sarebbe un polpettone clamoroso, diciamoci la verità, se non ci fossero comunque alcune cose, che il montaggio Rai, che in alcuni casi è veramente comico. La Rai mette una canzone, La strana amore, e si vede questa qui che è un'ucraina che sta con lì, così. Quindi, grazie per fa poco ridere. Come immaginate questa evoluzione estrema del digitale, del web, dei social? Vai. Allora, 2100. Allora, io ho visto una puntata di Black Mirror che parla del fantastico futuro. Fantastico, ma allora... La realtà Black Mirror non mi piace, ho visto un paio di puntate e poi via. Niente, si mostra una realtà, quella dei social, quella, diciamo, dove tutte le persone si relazionano con gli altri. Ma nessuno fondamentalmente si relaziona con gli altri, perché lo fai attraverso i social. Lo fai attraverso i social e per ottenere un feedback indietro. Credo che i social da molti vengono condannati. Io amo i social. Okay, perché? Forza. Perché sono una persona che ama condividere, mi piace parlare, potremmo stare altre 3 ore qui a parlarne di tutto. Di conseguenza, per me effettivamente i social non stanno non ti stanno inglobando, e il mezzo non è mai negativo o positivo, è l'utilizzo che se ne fa. Quindi tu hai già un'idea positiva dei social, dell'evoluzione che ci sarà. Sì, ovviamente gli estremi vanno sempre condannati, però fino a quando si condividono le cose giuste, è ovvio che uno deve avere sempre una propria intimità, non solo Chiara Ferragni che metterà la foto di Leo quando nascerà, quindi. Mentre la social media manager, che pensa di questa storia? Allora, sì, sicuramente io non posso non credere nei social, nel senso sarebbe uno stimolo quasi, quindi io sicuramente credo nei social e credo comunque nel controllo dei social, nel senso che credo che sia giusto utilizzare i social quando si diventa soggetti pensanti, mentre trovo sbagliato l'idea di utilizzare il social, cioè i social, o comunque in maniera negativa, quando in maniera non pensante, in un certo senso, quando non si ha ancora una maturità per farlo, quindi esporsi in un certo modo, fare dei video, oppure tutto quello che c'è intorno, poi adesso ad alcuni ragazzini che logicamente... Esatto. Anche per un timore materno, che è materno, paterno, comunque da parte dei genitori, che c'è nei confronti della società, che si è soliti dare già questi cellulari a 11, 12, 13 anni, esponendo invece, a differenza nostra che utilizzavamo il cellulare al massimo per dire sono a casa, sono fuori, ad una potenzialità estrema. Quindi io assolutamente sono a favore dei social e credo che nel 2100 saranno ancora più forti, nel senso che semmai sarà possibile veramente, non dico con un ologramma, però sicuramente mettersi in contatto con le persone, che purtroppo, dato che il mondo ormai è così globale, ci obbliga un po' a lavorare da tutte le parti del mondo. Quindi io per esempio ho un fratello che vive a Mosca da più di 10 anni, lo vedo una volta l'anno, così come può capitare a tanti di noi che hanno fratelli o parenti che vivono dalle parti più disparate d'Italia. Quindi sicuramente se il social aiuta ad avvicinare queste distanze a cui la vita adesso ci abitua, sono assolutamente a favore. Certo che deve essere comunque controllato, responsabilizzato, soprattutto se messo in mano a chi non sa ancora come utilizzare questo mezzo molto potente. Va bene, io spero di non avervi annoiato e che è stata una serata piacevole. Ringrazio tutti davvero per essere qui, perché avete sfidato il tempo, la pioggia, Burian, la neve. Vai, più forte, che ti sentono nella diretta. Dai. Serata conclusa, è stato davvero molto interessante cogliere qualche retroscena del mondo social, in particolare Facebook ed Instagram, senza contare il piacere di rivedere comunque vecchi amici del Volta. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. New balance on my feet, no balance on the beat, cause I made that shit too hot. Now he's fucking rapping like oh my god.